oggi 23 aprile è il giorno di San Giorgio, che era il patrono dei cavalieri medievali, e in qualche modo noi lo festeggiamo al Grand Hotel Londra di Sanremo con l'incontro conclusivo di un ciclo dedicato all'araldica e al Medioevo in generale. E infatti quest'oggi parliamo più che altro di giullari, dell'ambiente giullaresco e dei testi, con due musici appunto che suonano arpe celtiche, e sia in questi testi di giullari italiani vissuti tra il 1200 e il 1300. Come sono questi strumenti rinascimentali? Allora, questi sono strumenti che sono stati ricostruiti da noi con materiali e, diciamo, tecnologie dell'epoca, basandoci su ricostruzioni pittoriche e sculture dell'anno 1000, 1200, 1003. Abbiamo suonato due arpe in particolare, un'arpa romanica e, diciamo, una cittara anglica in italiano. In realtà si chiamerebbe Clarsach, è un'arpa, diciamo, di provenienza nordica, irlandese e scozzese, ma che è arrivata anche fino a noi, infatti ce n'è traccia anche a Firenze, per esempio. Le musiche che avete eseguito sono molto particolari, di chi sono? Autori vari? Allora, abbiamo fatto una ricerca storica sui brani, sia italiani ma anche della Francia, del Medioevo, di trovatori e anche di compositori che sono tuttora rivenuti a noi ma in forma anonima. Martedì sarei anche a Dolceacqua con gli strumenti antichi. Sì, sarò sia con l'arpa medievale e l'arpa celtica, che è più moderna.